Benvenuti in una delle challenge più divertenti di Brawl Stars. Infatti, come avrete letto dal titolo, giocheremo solamente con i primissimi brawler usciti su Brawl Stars. E si parte con Pocho. Vi spiego meglio, agli inizi di Brawl Stars, proprio con il primo rilascio, non quello lì globale, ma quando era uscito solamente in alcuni paesi, tipo in Canada, erano presenti solamente 15 brawler. E quindi, attraverso la ruota, giocheremo solamente con questi brawler. Bene raga, gli avversari ci stanno praticamente distruggendo e questo non va bene. Ma non vi preoccupate che ultimamente sto facendo delle partite seriamente impossibili. Attenzione, riusciamo a killare Ems di qua. No, guarda lì, c'era anche Pocho che si è riuscito a curare. Non va per niente bene questa situazione. Attivo subito un'altra cura, una bella super. Attenzione, abbiamo fatto fuori Pocho. Kato-san scappa, utilizziamo subito il gadget. Riusciamo a recuperare vita. 8 gemme raccolte, oh mio Dio. Ok, raga, manca solamente una gemma e partire il conto alla rovescia. Se non l'avete ancora fatto, spolliciata più non posso. Per altre challenge epiche come queste, però io non mi aspettavo che Pam si facesse killare. Attenzione, Kato-san, 10 gemme raccolte. Iscrivetevi tutti quanti al canale cliccando la campanellina. E grazie a questa challenge ci siamo portati la primissima partita a casa. Boom! Kato-san fa anche il migliore. Ok, ok, ok. Dobbiamo rendere la sfida un pochettino più piccante e più succulenta. Non ci credo, Mortis. Ed è immancabile anche la ruota delle penitenze. Quindi dovrò giocare con Mortis e con i comandi invertiti. Bene, ora voi dovete spiegarmi come faccio a giocare con Mortis. Soprattutto perché all'interno di questa mappa non è ultra indicato. Almeno io in questa mappa non riesco ad utilizzarlo bene. Subito ci hanno killato. E oltre a questo sto giocando anche con i comandi invertiti. Però voglio concentrarmi, perché se riesco a vincere la maggior parte di queste partite attraverso questa challenge, alla fine del video andremo a prendere anche una bella ricompensa. Certo che però sta partita non è che stia andando proprio al top. Attenzione, Kato-san, riesco a far fuori Boo. Vi giuro che giocare con Mortis e con i comandi invertiti è seriamente un qualcosa di impossibile. Attenzione, signorina Tara, mi lasci in pace per favore subito. Una bella super. Il problema è che i miei compagni non mi supportano in nessun modo. Boom! Ok, stavo per fare fuori Colt. Niente raga, mi sa che qui subiamo il nostro primo gol. Invece no, attenzione subito. No, 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 signor Bo, mi lasci in pace per favore. Qui ho sbagliato tantissimo. Niente, abbiamo subito il gol. Non ci voglio credere. Per forza dovevo giocare con sto Mortis e con i comandi invertiti. Vabbè, vabbè, ce ne faremo una ragione. Attenzione, Kato-san, prova ad avanzare da quest'altra parte. Gli avversari ci stanno praticamente distruggendo. Allora, signor Bo, per favore. Niente, abbiamo perso la seconda partita. Ma non ci scoraggiamo, tanto la prima partita l'abbiamo vinta. La terza sicuramente l'andremo a vincere, perché giocheremo con il primo. E vediamo un pochettino quale penitenza ci capiterà questa volta. Non ci voglio credere, no super. Giocare con il primo senza usare la super sarà molto molto complicata come situazione. Siamo in squadra con Dynamike, quindi mi raccomando, signor Dynamike, vediamo di vincere. Mi sa che mi ha anche riconosciuto. Attenzione che di qua c'è un Beryl. Non riesco ad attaccarlo perché il raggio, la distanza che riesce a colpire il primo è molto molto breve. Poi se non posso utilizzare neanche la super sarà ancora molto più complicata, perché non riuscirò mai nella vita a pushare gli avversari. Ottimo, Dynamike subito si è fatto killare, quindi mi sa che ci conviene camperare un pochettino. Di là c'è Beryl. Attenzione, signor Tick. Buongiorno, signor Tick, come va? Prendiamo subito il nostro power up e scappiamo. Ci siamo ricaricati la nostra super. 3 power up per noi. Adesso sicuramente si grabberanno il carissimo Dynamike. Infatti si è fatto killare. E spiegatemi voi, io come devo fare? Non posso neanche scappare. Oh 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 oh, SOS, SOS. Io non posso usare la super. La testolina di Tick. Sono solamente con 2000 di vita. Camper. Speriamo all'interno. Oh, signor Beryl, se ne vada per favore. Dynamike, non farti più killare, ti prego, Ma qui sotto cosa sta succedendo? Oh mio Dio, oh mio Dio. Scappa Kazu, scappa Kazu. La testolina di Tick non può farmi. Di nuovo fuori Dynamike, è morto di nuovo. Prendiamo il power up e mettiamoci nel cespuglio. No Beryl, no Beryl. Stai buono Beryl. Per favore Beryl, vattene di qua. Sto facendo una challenge, un video su YouTube. Quindi devo vincere assolutamente questa partita, altrimenti non posso
posso prendermi il premio. Abbiamo fatto fuori Bo. Guarda lì, c'è quello, è un con 8 power up. Bombone sprecato da parte di Dynamite. Però l'intenzione era buona. Di qua si... ah no, di qua non c'è nessuno. C'era una trap. Guarda lì, guarda lì. Dimmi che lo facciamo fuori. Ok, abbiamo fatto fuori Beryl. Il problema è che ora Bo ci farà fuori. No, io non posso usare la super. Spiegatemi come devo fare senza usare la super. Terzo posto. Vabbè, alla fine il terzo posto è un qualcosa di neutro. Ma più che non usare la super, è stata una solo main duo, perché il mio compagno si faceva sempre killare. E finalmente giochiamo con Spike. E vediamo quale sarà la penitenza. Visto che ogni giorno mi chiedete in tantissimi: Kazuo-san, ma quale gioco mobile devo giocare? È arrivato il giorno di consigliarvi Dynasty Duels. Ti sfiderai con avversari in tempo reale e ovviamente potrai creare anche il tuo deck, quindi praticamente molto simile a Clash Royale. E ci sono personaggi di tutte le dinastie che ovviamente devo ancora sbloccare, come gli antichi egizi, romani, pirati, vichinghi. Però già che ci sono, mi vado ad aprire una bella box. Può essere che troviamo qualche personaggio. Attenzione, 3 skip. Oh, questo qui è fortino. E niente, ovviamente. Oh, eccola qui, nuova carta Frostnir, il dragone. Ok, lo proveremo nelle prossime partite. Ci sono diverse dinastie. Quella che sto utilizzando in questo momento è quella dei pirati. Ed eccoci qui all'interno di una partita. Vi spiego brevemente come fare. Allora, subito andiamo a piazzare la caserma dei robi e li andiamo a piazzare di qua, in modo che iniziano a farmare i minerali. Minerali che ci servono per piazzare altre caserme e addestrare tutti gli altri soldati, perché il nostro obiettivo sarà quello di distruggere proprio quella base nemica. Attenzione, l'avversario prova in tutti i modi a difendersi, ma ovviamente non ci riesce perché Kazuo-san è troppo forte. Yes, abbiamo vinto. Ovviamente c'è anche una classifica, e affrettatevi perché il gioco è stato appena rilasciato, quindi potreste diventare i primi. Di qua c'è la strada dei trofei e sto continuando. Oh, attenzione, un altro baule. Vediamo. Vabbè, Kazuo sarà troppo fortunato anche su questo gioco. Boom, ho appena creato anche il mio clan, entrateci tutti quanti. E ovviamente è presente anche il Season Pass. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco ed entrate tutti quanti nel mio clan. Quindi scaricatelo subito gratuitamente nel primo link in descrizione. Ti prego, qualcosa di buono, qualcosa. No, non ci credo, solo main duo. Bene, bene, bene. Eccoci qui all'interno della partita. Siamo in compagnia di Bo. Cioè, in effetti non siamo in compagnia di Bo, perché arrivederci signor Bo. Noi ci rivediamo di nuovo, si spera, alla fine della partita, perché voglio fare assolutamente il primo posto. Perché se riusciamo a vincere questa partita, o almeno se riusciamo a fare il secondo posto, ci beccheremo anche il nostro premio. Intanto Bo si è fatto killare. Io devo scappare assolutamente. Vi ricordo che è una solo main duo, quindi non posso assolutamente stare vicino al mio compagno di squadra Dynamite. Spiegami cosa vuoi fare. Fortunatamente abbiamo fatto fuori Dynamite anche grazie alla nostra star power. Bo, te ne devi andare. Ok, visto che Bo si stava avvicinando a me, di conseguenza io devo scappare dall'altra parte della mappa. Guardate intanto quanto è bello Spike con la skin di Colt, cioè praticamente la faccia di Colt. Siamo già 3 squadre rimanenti, quindi molto probabilmente riusciremo a fare il secondo posto e ci porteremo a casa il premio. Lasciate un bel pollicione in su in modo da supportare e sperare di vincere questa partita. Cioè, vi ricordo, almeno un secondo posto. E signor Brock, lei mi spieghi cosa vuole fare in questo momento? No, 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 no. Bene, un altro terzo posto. Ma io non mi arrendo. L'ultima partita devo vincerla con Bull. Qualcosa di buono, per favore, ruota. Almeno una volta nella vita puoi essere buona. Sì, stop dopo la kill. Che bello. Eccoci qui all'interno di Foot Brawl. Vi ricordo che una volta che abbiamo killato l'avversario, dobbiamo assolutamente fermarci per almeno 3 secondi. Stiamo attenti che Bibi prova ad avanzare. Prova a farla fuori. Anzi, no, non mi conviene farli fuori, perché comunque devo fermarmi per 3 secondi. A sto punto, proprio bello ignorante, avanzo da quest'altra parte. Niente raga, abbiamo solamente 200 di vita. Prova a passare i miei compagni. Mz, devi solamente tirare, sì. Primo gol portato a casa. Ce ne manca solamente uno. Attenzione Kazuo-san, concentrati. Per ora non abbiamo killato nessuno, il che va benissimo a me, Proviamo ad avanzare da quest'altra parte. La passo. No, 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 no. Fermi, cosa è successo? Si è bloccato completamente il gioco. Proviamo a killare lei. No, no, non ci sono riuscito. Abbiamo solamente 300 di vita
e sfondiamo tutta la base avversaria. Ok, direi che questa partita sta procedendo molto molto bene. I miei compagni di squadra sono seriamente dei pro player, cioè stanno giocando benissimo. Proviamo a passare a lei. Facciamo fuori Bibi. Dai che la fa. 1, 2, 3. Fatta fuori Bibi. Si continua ad avanzare da quest'altra parte. Ok, mi ha fatto fuori lui, però Emz avresti dovuto tirare. Attenzione, continua la pushata. Emz passa la palla. Emz passa la palla prima che inizi a killare gli avversari. Spacco la torretta di 8 bit e Bibi continua ad attaccarmi. Emz è a sinistra da sola. Niente raga, io non so più come avanzare. Guardate di qua, guardate di qua. Ok, 1, 2 e 3 secondi. Mi hanno killato gli avversari. Però guardate Emz, devi solamente tirare. Sì, finalmente abbiamo vinto anche l'ultima partita. Avrei voluto aprire la mega cassa, però non abbiamo vinto proprio tutte le partite. Quindi il nostro premio di consolazione sarà una bella cassetta enorme. Spero che con... vabbè. Ok, mi sono sforzato, solamente le monete.